C'è chi dice che è buonissimo e c'è chi dice che è molto pericoloso. Questo è il Sile, sono al Cavallino, nel regno del granchio blu. Il Sile è pieno di granchi blu. È pieno, è pieno. Questo granchio blu è veramente così pericoloso? No, basta saperlo rispettare come chiunque. Ma lei è stato morso? Per colpa mia, perché l'ho preso male. L'ha preso bene. No, lui mi ha preso bene, ma io l'ho preso male lui. Il granchio blu è più aggressivo degli altri crostacei? No, si difende. Si è difende. Più forte? È più forte, questo sicuramente. Ha forse la forza di uno di noi, senza forse. Di un uomo? Sì. Cioè, lui riesce a piegare una maglia di questi qua, lui riesce a piegarla così. Questo è ferro. È ferro. Lui la piega, io no. Io sta qua posso piegarla con una pinza, così. Lui con le chele? Lui con le chele. C'è pericolo per i bagnanti? No, no, secondo me no, cioè, a meno che non succede che gli metti il piede sopra. Un altro granchio, se gli metti il piede sopra, si difende. Perché uno ha un sistema di difesa, dobbiamo abbatterli tutti, insomma. La natura va rispettata. La natura va rispettata, come vogliamo essere rispettati noi, anche loro devono essere rispettati, insomma. Quanti anni è Marino che fa il pescatore in queste acque, in questo mare? Una quarantina. Da quant'è che ci sono questi granchi blu? Qua 7-8 anni. E si moltiplicano molto velocemente? Beh, gli ultimi 2 anni è una cosa abnorme proprio. Si dice che il granchio blu sia molto buono a tavola. Ne può prendere uno così? Ma lei, così, certo. Io non mi faccio male io. Prendiamo questo bello grosso, almeno se ci facciamo beccare. Eccolo qua. Spieghiamo cos'è la parte pericolosa del granchio blu. Cioè, questa chela qua, insomma, cioè, due chele messe insieme, comunque sono pinze. Sono pinze proprio, ma violente. Violente, che avranno 30-40 kg di pressione. Sì. Cioè, se io metto un dito là, è meglio di no? Meglio di no, perché insomma, vedi, le due chele qua alla fine fanno, chiudono, no? Quindi quando lui chiude va dentro e quindi taglia. Taglia. Taglia, e anche questi qua comunque sono seghettati e tagliano. Così, o va preso così, o comunque dietro. O con le pinze da costicine, come si può dire, o se no... farsi da prendere da, cioè, dai pescatori o da chi da pescheria, si fa staccare questa chela qua, vedi, adesso si incazza ancora di più, però ecco che abbiamo fatto così, adesso è innocuo. È innocuo, tu puoi prendere come vuoi, non fa più niente, vedi? Non fa più niente, lo metti in pentola tranquillo. Grazie Marino, allora non bisogna aver paura del granchio blu, bisogna saperlo maneggiare come tutte le cose, come tutte le cose, bisogna rispetto e usare un po' di... E poi costruzione. Mangiarlo è buono. Madonna, buonissimo. Perché lui si mangia tutte le vongole, tutto quello che va trova. Va bene, quindi mangia roba buona e anche noi mangiamo lui, esatto, quindi mangiamo anche lui. Grazie Marino, buongiorno mattina.